L'insalata dovrebbe troneggiare sulla nostra tavola e soprattutto in estate, ma non solo. L'insalata fa parte di quegli alimenti che molte persone lamentano di non digerire. In realtà io sono convinta che spesso l'insalata non viene digerita perché l'insalata viene mangiata con tutta una serie di altri alimenti e componenti importanti della nostra alimentazione sono i grassi. Ecco che se riempiamo la nostra alimentazione, la nostra insalata con altri alimenti, noi non comprenderemo fino a che punto stiamo digerendo o non digerendo l'insalata. È chiaro che è più facile digerire o avere la sensazione di digerire meglio un uovo o del formaggio perché scivola giù nel nostro tubo digerente, nel nostro intestino, così come una componente viscosa. Ma una foglia di lattuga, ad esempio, invece, anche se masticata molto bene, andrà in qualche modo un poco a smuovere le nostre pareti, a massaggiarle, a ripulirle. E se le nostre pareti sono irritate, quindi non è l'insalata indigesta, ma se le nostre pareti sono irritate, ecco che faticheremo o avremo una sensazione di iniziale fastidio. La soluzione? Beh, all'inizio potreste anche un poco scottare l'insalata al vapore, oppure potreste anche frullarla, per esempio, creare un gazpacho con dell'insalata, dei cetrioli, ma non solo, io suggerisco di mangiarla in foglie. Da quando ho scoperto il sapore dell'insalata in foglie, cioè senza condimenti aggiunti, scopro anche se l'insalata è davvero di qualità. Sì, perché scegliere un'insalata presa in busta o comunque al supermercato senza alcuna ricerca consapevole non determina davvero il gusto e il beneficio che questo alimento straordinario, così ricco di clorofilla, ci può dare. Io come suggerisco di prepararla? Beh, per esempio, possiamo prendere le foglie e creare delle barchette per contenere magari una dadolata di pomodori, magari anche dei pomodori essiccati, dei capri e alcune olive, e così mangiarla in purezza. Oppure io amo, per esempio, prendere la zucca, prepararla al vapore, o delle zucchine trombetta, prepararle al vapore, stenderle sulla nostra foglia di insalata in questo modo, proprio così, cuocerle così interamente e mangiarle così in purezza. Vi assicuro che scoprire il sapore di alcuni alimenti senza condimento non solo vi darà grande gusto, ma anche grande beneficio. Durante l'estate, quindi, noi dovremo veramente semplificare la nostra alimentazione, e se vogliamo sostituire con altri ingredienti il nostro condimento, potremmo prendere dell'alga spirulina di ottima qualità, oppure dell'erba d'orzo.